La Pinetina Beach Village si tinge di tricolore, si svolgono infatti i campionati italiani di seconda e terza categoria e di categoria ATP e RA di beach tennis. Com'è andata questa vittoria? Allora, è stata una bella vittoria, sono giorni molto caldi, molto pieni di eventi, quindi comunque giornate faticose, organizzazione come al solito impeccabile di Francesca Mattoni e Raffaella, diciamo che anche questo scudetto ci voleva, mi fa molto piacere aver raggiunto questo risultato. I numeri di questi campionati? 220 atleti, è un bel numero. Stiamo facendo campionati italiani di seconda e terza categoria e per la prima volta i campionati italiani di PRA in outdoor, che è la parte amatoriale riconosciuta dalla federazione. E sei campi e anche un interessante montepremi. Sì, sei campi e 5.000 euro di montepremi, interessante, quindi ha fatto venire tantissimi giocatori di tutta Italia, dalla Sicilia, dal Veneto, siamo orgogliosi insomma di questo successo. La valenza di eventi come questo sul territorio? Ma la valenza di questi eventi è importante per il territorio, perché noi mostriamo ancora una volta che Roma è un centro di aggregazione per il beach tennis. Dopo la manifestazione importante internazionale di aprile, del ponte del 25 aprile, abbiamo ospitato finalmente, grazie a DM Tour e alla Federazione Italiana Tennis e Padel, questi campionati italiani di seconda e terza categoria, dove sono protagonisti tanti giocatori di livello. Questi campionati ti hanno portato alla doppietta rispetto al titolo indoor che avevi vinto precedentemente? Sì, diciamo che non è mai facile riconfermarsi, però ci sono riuscito ed è sempre una soddisfazione comunque vincere un titolo a livello italiano. E sì, ho vinto sia indoor che outdoor il singolo italiani e sono molto contento di questo risultato. Un evento che ha ribadito la vocazione del nostro territorio per gli sport da spiaggia. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbin.